Niente ragazzi, buongiorno. Buongiorno, adesso mi faccio colazione e poi inizio a lavorare così di sabato mattina. Subito di cattiveria. Un bel toast. Dovrei avere anche del succo? Sì. Ananas. Potrei farmi anche la mela così, giusto per stare un pochino sani. Il minimo ogni tanto. Sì, dai, quella lascio qualcuno. Come sempre, ci tengo a ricordarvi che io ho uno strumento del demonio che mi permette qua di... Vabbè, do una passata alla mela. Però che mi permette, mi vedete, sì, dai, di mettere la mela qua dentro, spremere, iniziare a girare. E lei si taglierà da sola, non devo neanche guardarla, posso stare qua a girare la manovella, far finta di niente, a un certo punto una mela tagliata spawnerà. Oh, è spawnata, che carino. Questo processo molto carino. Boh. Mela tagliata, mela spawnata. Queste le buttiamo via e una passata veloce. Ragazzi, 2 volte a settimana almeno bisogna fare palestra, almeno, forse per me 3 o 4, ma il tempo è quello che è. Quindi almeno 2 volte ci dobbiamo provare. Oggi è sabato, mezzogiorno, adesso sto andando, così mi tengo un pochino allenato, riesco a fare qualcosina a stacco, mi ascolto un podcast, un po' di musica, qualcosina. Cioè, mi sono dimenticato l'asciugamano, mi tocca usare il tappetino, quello dello zaino. Ah, ragazzi, morto. Fare questi dips è sempre, aspetta che siete qua, è sempre molto potente. Sono qua che sto pensando alla torta salata. Anche a Dominani fatte, adesso andiamo di là a fare un po' di gambe. Ok ragazzi, preparativi, adesso ci sto aspettando che arrivi Pietro, che gli do un passaggio e andiamo a Santa Croce per caffettino tutti assieme, poi andiamo a comprare i regali compleanno dello Steva e poi andiamo a casa sua per la festa e quant'altro. Oggi si festeggia. È uscito anche un pelo di sole. Ah, e in tutto questo oggi devo fare anche foto alle borse, quindi mi sono portato fuori il bestio. Dopo così lo proviamo sul campo, il primo lavoretto. Ti do un messaggio a Kate. Guarda che bella Verona. Beh. Niente, alla fine ragazzi, il sole è durato gran poco, come vedete. Addio, sembra che ci sia, ma in verità non si vede assolutamente niente. E siamo arrivati in quel di Quinzano. Quinzano, stiamo aspettando che Albi finalmente... Hai finito di drogarti, te? Appena comprato la droga nuova. Ancora imballato. Guarda questa... Ah, dai, ci stai. Com'è? Sei comodo? Ok. Cioè, sì, devo buttarmi tanto avanti. Cioè, vedi, tocco. Sì, ma poi anche se te che sti... Cioè, che ne sta un altro come ti dedrio. Ma vabbè, ma se stai in due qua dietro, Eh sì. questo, stai in... Via, via, dentro, dentro. Andale. Allora com'è quest'Audi, invece? No, è sì, alla andata grande. bene. Ogni tanto faccio un colpo di... Ma dove vuoi stare? No. Adesso facciamo una bella torta con la farina di riso. Ce l'hai fatta, Joe? Non ancora? Impossibile. Adesso vedi la Sono niente li mani questi soldi. Devi parlare. Come ti senti che è il tuo compleanno? La fiesta dei... La fiesta dello Snegrino. Sotto il torricello. Volevo ringraziarvi per... Sei più vicino ai 50 anni che al tuo anno di nascita. Va bene. Anche io però, Quindi, in realtà tutti qua, tranne... Nessuno. Nessuno? Lui. No, Davide piccolino. Ah no, Davide è ancora 24. Tra... Due settimane. Il baratro si avvicina, poi... Oh, scivoli! 30 fra 50. 50. Ma no. Questa... Grande Steve! Bravo, Steve! Voglio una vita! Ma questa strofa non c'è di solito! Alberto! Alberto spietato! E poi ci troveremo come sta! Ok,
ragazzi, stiamo facendo tipo serata karaoke mentre stiamo insomma apprezzando questo bellissimo panorama, però purtroppo la musica come facciamo? La persona a fianco sceglie la canzone per te e poi ti devi adattare con quello che ti capita, e quindi capita un po' di tutto. Cioè... risottino al porro e lo speck. Cacca che roba. Devono essere 15. Guardate ragazzi, guardate qua che roba. Mamma mia che sacchettone in grana qua. Al nostro signore perché ci ha donato la possibilità di mangiare il formaggio grattugiato. Sì! Grazie Gesù. 1, 2, 3. Gesù c'è. Mangiamola con fame. Ok, quanto conta per te la musica nella vita? È molto importante? È importante? Non è importante? Ne metto due. Triplico. Li metto tutti. Non lo so. Sì, non lo sai. Non lo so. Non lo so. Vai, giriamo. 3, 2, 1. 1. 1. Allora. Quanti ne piglia? Oh, è finito il piatto. È finito il piatto. È finito. Io ne aggiungo 7 a quello che ho. E io no, è finito. No, è la regola. È finito proprio il piatto. È finito il piatto. Finito il piatto. Ora contiamo. Io sono l'ultimo, mi sa. Grazie Davide. Si vola. Mannaggia me, mi vola la macchinetta. Come sta la cassa lì davanti? Cassa c'ho tante, sono abituato a vedere le robe qua. Sì, sì. Con tutte le bottiglie portate in salvo. Non dovevano rompersi. Con tutte le bottiglie agraffate e catering che mettevi qui davanti. Oh, l'ultima che ho preso, cade il bosco. L'abbiamo guardata online, 32 euro. Solo? Solo, Dio mo, un prosecco da 32 euro, prendiamo quelli da 2 euro che già devono essere, dobbiamo trovarli scontati noi. Ecco perché fa il catering alla fine, pagato poco però queste mance, questi vini. Questa è la mancia che mi devi dare come minimo. Beh, se riesci a portarti via una o due bottiglie a giornata, comunque sono soldi. Very well, torniamo a casa. Ragazzi, posso spiegare? Mio fratello mi ha accompagnato alla macchina e adesso torno a casa e non mi sono neanche tolto il casco perché non ho voglia di perdere tempo, sono stanco, vado a casa. Poi vedi che faccio un incidente, allora, così sono abbastanza protetto. E niente ragazzi, giornata lunga, non ho filmato molto ma solo qualche estratto. Alla fine abbiamo fatto tutta la sera a giocare a giochi in scatola e karaoke, canticchiare, di tutto di più, e mangiato risotto col porro, lo speck, canticchiato un po'. E niente ragazzi, e niente, ora si torna a casa e si fila sotto le coperte. Non si scherza. Mi sento più leggero perché oggi sono riuscito a editare tutti i video, appunto, come vi dicevo, quindi sono anche più tranquillo. Domani potrei anche riuscire a dormire. Grazie come sempre del supporto. Ricordatevi che mi fa molto piacere qualsiasi tipo di interazione che avete con questi video, e quindi il mi piace, i commenti, le iscrizioni, attivare le campanelle, inviare questo video, condividerlo agli amici o queste tipologie di video, mi fa solo che piacere, e mi supportate appunto in questo mio viaggio personale e quotidiano nelle 11. E quindi ragazzi, se non avete ancora fatto, fatelo, mi raccomando, ci tengo. Noi ci vediamo per il prossimo video di domani, e ragazzi, l'algoritmo sa che esisto, ma sono in questa grande mole di video che ci sono online, io sono ancora un po' nascosto, quindi ragazzi, ci vediamo domani.